that's just the way it goes. Allora è esplosa una diatriba di contatto, sì, di controllo del contratto durante la pubblicità. E il nodo del contenere è questa idea del licenziamento in caso di malattia, su cui Luisella è preparatissima. Lo spieghi ai telespettatori? No, complicato. Però si calcola un assenteismo pari al 6% a partire dal luglio 2011. Con gli anni successivi, mi sembra 2012, al 4%. E poi al 3,8% dal 2013. Devono essere assenze legate a giorni festivi e reiterati nell'arco dell'anno. Insomma, piuttosto complicato, però stabilito in modo assolutamente lineare, con controlli, verifiche ovviamente, però viene... insomma, vengono coinvolti tutti i lavoratori sulla base di soglie, sì, stabilite. Chi si ammala non ha nulla da preoccuparsi. Però chi si ammala non ha nulla da preoccuparsi. Parola sindacalista, perché non avremmo fatto mai un accordo di ammalato davvero. Chi, no, si ammala davvero non ha problemi. Vabbè, comunque, in attesa delle percentuali reali di come si esprimeranno i lavoratori sul referendum la prossima settimana, vediamo cosa ne pensano gli italiani del referendum di Mirafiori. Quello che volevo dire, però, già che si parlava poc'anzi, si parlava di esclusione. Allora, la FIOM non firma accordi nazionali. Quanti contratti nazionali non avete firmato? Un paio non almeno. Non abbiamo firmato decennio. L'ultimo. E accordi aziendali, un sacco di accordi non li hanno fatti. Mai sono stati, che voi nonostante non questo, votare. Messo fuori dal sindacato. Mai sono stati messi fuori dal sindacato. Quindi, mondo è stato e mondo sarà. Quello che c'è stato, ci sarà anche dopo. Perché loro non firmano quasi nessun accordo in alcune aziende. Siamo sindacati che firma aziende, più accordi in alcune aziende, sto dicendo. Spesso insieme alla FIOM. Mi dica tre aziende in cui avete firmato un accordo. Vediamo se guardi. Mi dica tre grandi, non piccole. L'Embraco, ha detto Tommaso, abbiamo firmato un accordo adesso. Whirlpool, sì, dell'elettrodomestico, ma ovunque. Contratti nazionali non ne firmano. Perché non firmano la FIAT? Cioè, lei ha detto non firma contratti nazionali. Non firma neanche contratti nazionali, perché voglio ricordare che l'ultimo contratto nazionale, nell'ultima tornata firmato. Contrattuale, tutti i settori hanno fatto i contratti unitariamente, CGL, CGIL, solo loro, come hanno fatto non sempre, firmato, non no, hanno fatto accordi. No. Bonanni, diciamo la papale, secondo lei la FIOM è ancora un sindacato o un partito politico di sinistra? Guarda, gran parte di loro, per la verità, guarda più a come organizzare i partiti e a come ma fare non è sindacati. Vero, quindi sono più partiti. Ma si vede, basta, se fosse quindi così, non firmano per fare politica. Il guadagno loro è fare i partiti, non fare i sindacati, vero, perché altrimenti si prenderebbero responsabilità. E si vede, ho tenuto di questi ultimi tempi, che c'è aria di riorganizzazione nella sinistra italiana, stanno sempre lì sul pezzo per fare i partiti. Detto da lei, Eraudo, lei non doveva candidarsi alle primarie del centro-sinistra sindaco di Torino contro Fassino? Ma difatti, come vede, lo farà? No, faccio sindacalista, mi occupo della FIOM. Però ci ha pensato. Ma come si dice, me l'hanno chiesto, e quando mi chiedono una cosa io ci penso, dopodiché preferisco fare definitivo, sindacalista. È un sì, è un quasi sì. Però finita la trattativa. Allora, andiamo alle percentuali. Cosa pensano gli italiani del referendum di Mirafiori e soprattutto delle dichiarazioni di Marchionne, che appunto ha detto se vince per il 51% il no, Fiat non farà l'investimento. Che l'hai chiesto? È il campione, il nostro campione, è un sondaggio. No, è un campione degli italiani. Italiani. No? Rappresentativo della popolazione italiana. Però il 79,3% pensa che Marchionne e i sindacati debbano arrivare ad un accordo che soddisfi le esigenze di lavoratore e azienda, quindi 8 italiani su 10 chiede un dialogo, non un muro contro muro, Fiat, Marchionne, FIOM, quindi sembra che abbiano fatto breccia soprattutto le parole del presidente Napolitano di questi giorni. 50% la Fiat è un'azienda italiana, Marchionne non può minacciare di spostare la produzione all'estero, vediamo le altre percentuali. Capisco il comportamento di Marchionne, deve proteggere l'investimento della FIA, 47,7%, inevitabile, viviamo in un mercato globale, i sindacati devono capirlo, 44%, un atteggiamento anti-operaio, 42%, vi sottolineo che il non sa non risponde, bassissimo, in questo caso di sondaggio 7,8%, uno dei più bassi che abbiamo mai registrato, il che vuol dire che è un tema che coinvolge profondamente gli italiani. Un commento velocissimo, perché dobbiamo chiudere, Caglieri, lei come valuta questi dati? Gli italiani vogliono il dialogo, non un muro contro muro, come sembra che ci sia da tempo e soprattutto in queste ore.
se una delle parti si sottrae al dialogo, scompare, non firma, mi sembra che sia molto difficile pensare a dialogo. Oltretutto lamentano l'esclusione dalle rappresentanze sindacali. E qui si tratta di rifondare un sistema di rapporti e di relazioni. Chi si sottrae a questa fase è fuori per sempre. Questo lo vediamo, Caglieri. C'eravamo prima di lei e ci saremo anche dopo. E anche prima e dopo Marchionne. Perché lo decidono i lavoratori, né Marchionne né lei. Esatto. Infatti è una storia lunga e non è finita, speriamo. Ci sfumano. No, neanche mio. Grazie Caglieri, in bocca al lupo. È un problema di chi lavora, la prossima settimana commenteremo il risultato. Bonanni, grazie anche a lei. Ho detto in bocca al lupo ai raudo, poi sono stata bloccata, ma è anche per tutti. Sì, no, decidete i lavoratori di Mirafiori. Grazie, ci vediamo sabato prossimo in onda.